parte da Milano, parte da Rofiera, la Fashion Week milanese che vedrà coinvolte migliaia di aziende in quello che è il campo dell'abbigliamento. Buongiorno, sì, attualmente siamo all'Omi Fashion and Jewels, ovvero la fiera, la mostra che appunto racconta gli stili di vita degli accessori soprattutto, quindi la creatività, la passione di questa nostra bellissima Italia fatta di visionari che mettono insieme accessori come borse, gioielli, bijou. Ogni giornata meravigliosa che passiamo possiamo ricordarcela anche grazie a un abito, quindi perché no tenere nell'armadio e quindi comprare italiano, perché sappiamo che le qualità è sicuramente superiore. Io per dare vita a questa collezione mi sono ispirata alle costellazioni, universo magico che da sempre cattura la mia attenzione, e Royal Fitters appunto ho voluto omaggiare a questo splendido animale la bellezza appunto che rappresenta la vanità in ogni donna. Come potete vedere io adesso indosso un bikini che si può tranquillamente mettere anche con una giacca e un pantalone se è già vestita. Nasce come bikini ma si trasforma in abito. Secondo me bisogna seguire la moda quando si ha un'esigenza per vivere alla moda, no? Se c'è un evento importante si sceglie una cosa giusta per quell'evento lì. La scarpa più sexy del mondo è una scarpa? Le scarpe più belle sono quelle italiane. Qual è il segreto di abbellire queste bellissime modelle? Allora, il pezzo diciamo in su ti insegno. In sostanza il viso deve essere correttamente truccato e soprattutto in questi caldi mi raccomando ragazzi e ragazze, perché c'è il trucco anche da uomo adesso, lo sai? E certo. News, trucco da uomo, matita sugli occhi e burro di cacao leggermente colorato. Le ragazze invece trucco primaverile, un po' di illuminante sul naso e sulle guance sempre e tanto mascara go go come se non ci fosse un domani. È una grandissima occasione di raccontare ancora una volta una storia unica che è quella dei prodotti italiani nel mondo. Rappresentiamo il più importante dei settori nel mondo, quello della moda, del tessile, rappresentiamo una quota di mercato enorme in tutta Europa. Il lavoro che dobbiamo fare è raccontare quanto più possibile questa storia. Siamo molto attenti per questo settore alla contraffazione dei prodotti, sicuramente, alla tutela del Made in Italy, ossia che le scarpe che vengono in special modo esportate siano veramente Made in Italy, che non entrino scarpe importate con dei marchi Made in Italy falsi. Fashion Week 2020, Fully Play. Com'è questo Philip Lane? Sicuramente non limits, uno show incredibile, amazing. Il gold è stata la prevalenza dello show, tantissimi modelli. Io credo che sia veramente lo show dell'anno. Anche Philip Lane ha una casa a Cannes, quindi siamo quasi gemellaggio. Ma noi abbiamo un ristorante, un beach club, direi di lusso. Ma siamo qui per il Fashion Week a Milano. Re della scarpa! Sì, da quattro generazioni ho preso in mano le redini. Proviamo, ovviamente grande fan di Philip Lane, bravissimo. Abbiamo collaborato anche con lui, con il coccodrillo, contro terzi. Grande show, grande Philip, devo dire. Senti, però anche grande Vittorio, perché il tuo brand è ricercato nel mondo. Sì, diciamo che ci sono informazioni molto importanti. Stiamo aprendo a Cannes, in Costa Azzurra, Vittorio Marte e Milano. Apriremo a Zurigo e poi a Dubai. Se non ci siete non faccio l'evento. Grandioso, allora dobbiamo andare. Cosa ne pensi di questa Fashion Week milanese? Top, numero uno, Philip Lane numero uno. Ma costa così tanto l'abbigliamento Lane? Sì, ovviamente sì, però vale la pena perché è un movimento fantastico, si vedono di quelle cose mai viste a Milano, nel mondo, ovunque. Alla fine play con Mr. DJ, you welcome to Milan. Hi all, hi guys, how are you? Fine, do you? Always fine, our best fashion week ever, our best. Questo è il Maya Jungle Fashion Week 2020. Che Fashion Week è stata questa 2020? Pazzesca, musica e serata top. Una musica calda, house e sicuramente ricordando gli anni 80. Tu sei pronta per esibirti? Vado, sono pronta.
Qual è la tendenza modaiola del 2020? Il trash. Ma cos'è per te trash? È l'esaltazione del grottesco che tutti noi siamo. Whisky e Coca-Cola. Week. Per la Fashion Week, ma che Fashion Week è stata questa? È stata una bella Fashion Week, fantastica. E questa sera termina. Purtroppo termina, sì, ma ci divertiamo comunque tantissimo.